Benvenuti ragazzi, noi siamo Tag, io sono Pale, lui è Infinity e oggi siamo qui su Spore. Salve a tutti. Vuoi presentare il gioco? Intanto scelgo il mondo. Ok, lo scelgo anch'io. Ah no, aspetta, allora, faccio vedere i vari mondi. E questa è la mia partita che si chiama Popstar. Si è capito qual è la citazione? Sappiamo. Sì, vai. Vabbè, io due carte perché vabbè. Allora, Spore è un gioco di, come definirlo, creazione. È un gioco molto molto fantasioso in cui tu inizi dalla tua cellula e pian piano la evolvi facendola diventare una creatura e sempre più intelligente. Come categoria non saprei bene come definirlo, se no, gestionale o altro. Diciamo che un gestionale, diciamo che... divinità, come se, com'è che si chiama? Non mi ricordo. Ecco. Sì, simulatore di divinità. Ecco. Come vedete... Diciamo che è una via di mezzo tra i due. Sì, credo che vi piacerà. Come vedete, si potrà scegliere tra... Si partirà con la cellula. Cellula, creatura, tribù, civiltà e spazio. Queste due, le ultime due non le ho sbloccate perché ho appena cominciato a giocare in realtà. E quindi non so perché mi sia sbloccata la tribù, dato che non ci sono arrivato, però... Fase cellula. Io invece ho il gioco a tempi arcani, quindi... Quindi... Cominciamo, fase cellula. Parti dal principio, prenditi cura dalle tue creazioni, fin dalle sue umili origini acquatiche, seguile nell'epico epico viaggio di Spore, fino a farle evolvere in una specie senziente. Erbivori mangiano piante, carnivori mangiano carne. Genio. Io farò carnivoro. Io farò... Non farò erbivoro, perché erbivoro è la razza pacifica, quindi farò la strada più difficile, ovvero commerciale, ovvero onnivoro. Cliccherò finché non me ne arriva qualcuno che mi aggrada, come questo, ad esempio. E vabbè, io lo modificherò. Dai il nome al tuo pianeta, direi che lo chiamerò Tag Planet. Aspetta, facile, normale o difficile? Normale. Normale anch'io, ci provo. Beh, vabbè, con te dovrò farlo in normale, in commerciale, quindi mi dovrò sparare, tipo. Nome del tuo pianeta, ecco cosa non ho pensato. Io lo chiamerò Tag Planet, perché non ho fantasia. Tag Planet? Davvero? L'altro si chiama Infinity Planet. Potrei chiamarlo Tag World. Vabbè, dettagli. Ok, io sto partendo. Aspetta. Vabbè, il video di introduzione lo farei vedere te, no, vabbè, lo faccio vedere anch'io. L'ho già fatto vedere. Ah, sì, lo faccio vedere io. Quello della cella. Ok, allora lo salto. Boom. Aspetta, non ho trovato il nome. Vabbè, ok, stavo per cacciare, mi stavo cagando in mano. Lo chiamo D, tutto maiuscolo, e poi World, con la L, magnifico. Vai. The World. Va bene, questa è la mia prima cellulina, e per... per, diciamo, solidarietà su Teropano. Intanto andrò in giro. Ed ecco che dal sasso ci siamo. Ok, scusa, vai Infinity. Allora, stavo tranquillamente gironzolando intorno al mio cibo. Non ho voglia di leggere, quindi leggete voi. Va bene. Questa qua è la prima fase, ovvero la fase cellula. Siamo piccoli microorganismi che ci si devono cibare tranquillamente di carne e creature 47 volte più grosse di loro. Io, facendo la fase onnivoro, mi vedrete ogni 3x2 aprire il menu della crescita, perché sennò non riesco a gestire. Come vedete sto attaccando sto tizio, infatti l'ho attaccato. Com'è? Bello. Sto crescendo. Tizi già con gli oculi. Quando io sono ancora piccolino, poverino. Vabbè, ma noi siamo Powa. Ecco, ho preso già un oculo perché sì.
state neanche l'animazione a farmelo vedere. Cioè, io boom. Commenti di me. Dicevo. Bene, allora, vi spiego ora la fase, diciamo, più importante di tutto Spore. La creazione della propria creatura. La creazione della fase cellula è, diciamo, non quasi, ma è quasi ridicola. Perché è tridimensionale e i pezzi da usare sono tipo 9 o 12. 3, 6, 9, 12 appunto. Questa è la nostra cellulina, vista dall'alto perché è povera, è triste. Noi tramite i punti DNA che vedete qua in basso, fatto budget qui, vabbè, possiamo aggiungere altri pezzi, come per esempio gli aculei, come vedete qua, che possono danneggiare il nemico per ucciderlo e mangiarlo, perché noi siamo carnivori e ci piace distruggere le cose. Pian piano si possono trovare in giro altri pezzi e personalizzare la creatura. Si può allungare, restringere, colorare. Per quello dicevo che è un gioco molto molto creativo. E io metto questa colorazione qua perché è sexy. Io metterò l'arancione perché a quanto pare tag è arancione, no? Boh, io ho messo il primo colore che sembrava rosso, quindi. E lo chiamerò The Epic lo chiamerò The Epic Gellula. Ah già, nome specie. Lo chiamerò Tottolina amorosa. Epicness. No, io lo chiamerò The Epic Gellula. Come dire epicità. Aspetta un attimo. Qua taglio un attimo. Aspetta. Mixer. Io non posso bloccare il. Io non posso bloccare il video, so. Tranquillo. Poi tagli. Poi tagli tutto te. No, semplicemente io metterò la censura sul mio video perché dovevo abbassare il volume di Spore per farti sentire un po' di più la tua voce. Quindi posso continuare tranquillamente io? Sì, tranquillo. Ok. Ora io. Beh, ecco, queste qua sono le creature enormi di cui vi parlavo. Queste qua vi tolgono praticamente metà vita con un colpo. Io ho gli aculei, quindi se mi metto in laterale dovrebbero danneggiarsi loro invece che me. Ma in questo caso sono morto. Amen. Ehi tizi, vi ricordate? Anche quando ero piccolo come voi mi mangiavo lo stesso. Oh. Sì, ehi, che non, bello. Non trovo tizi con nuovi pezzi però. Tizi pezzi. Io ho solo un aculeo. Perfetto. Direi che è perfetto. Tu hai flagelli? Vieni qua. Ti voglio. Tu hai flagelli? Ah, non mi hai dato i flagelli. Non ce li hai già. No, noi abbiamo la coda, non i flagelli. Vabbè. Comunque, ora come vedete sono cresciuto e sono arrivato alla dimensione della creatura che prima era enorme rispetto a me. E io devo cominciare a stare un po' attento perché se voglio diventare onnivoro devo stare attento a non mangiare troppa carne e rimanere nella linea di metà. Io sto morendo perché sono un abbo. Esatto. Ma io sono già morto una volta, non ti preoccupare. Davvero, anch'io adesso? Sono la sorella di quello di prima perché sì, noi siamo le femmine, sempre. Sì, è vero. Sì, infatti, noi deponiamo le uova. Oh my god, il coso gigante! Fuggi! Aia. Fuggi dal coso gigante. Io da questo coso dovrò scappare perché mi sta per stuprare leggermente. Io sono tipo lentissimo. Ecco, sono morto un'altra volta. Fuggi! Ok, la modalità normale non mi piace. Sì, perché fino adesso abbiamo giocato a cella, perché yes. È una base facile, non c'è l'ora. Ma che cazzo dico? Vabbè, ma io sì, era la prima volta che ci giocavo. Che piccole creaturine, vedete? Oh, che tenere, sono solo grande come vostra intera madre. Allora, io appena raggiungo i 15 punti devo chiamare il partner e mettere anche la bocca d'erbivoro, così iniziamo a fare le stronzate. Rompi dei frammenti di meteora, ma io non le ho ancora trovate. Eh sì. Questo qui ha la bocca, cioè ha i pezzi del siluro.
con questi pezzi qua io vado tipo 40, si va tipo 47 volte più veloce. Però io non li ho, quindi morirò triste. Ecco, ora uccidendolo l'ho guadagnato. Quindi prenderò l'ultimo pezzo. Non sono mangiarmi! Solo perché gli oculei! Oh, razzista, allora. Tu dammi le tue altre code! Versetti improbabili di questi creatori. Sì, vabbè. Uccidendo uno sono finito. Ho fatto tipo il rinculo. Stavo finendo nella bocca degli altri. Fantastico. Ah, perfetto. Ora io metterò anche la filtra bocca per mangiare le piante. Perché lui sì, dovrà mangiare anche le piante. Tu mi hai attaccato fino adesso, eh. Ora ti mangerò. Gnau. Yeah. Tu hai il veleno? No, non ancora. Non sono ancora al veleno, donna. Perfetto, loro sono uber veloci, come vedete. Ah. Ho messo le bocche lì in laterale, così ora posso mangiare anche l'erba. Se la gente non mi rompe il cazzo. Pezzo di sterco, vieni qua! Boom. Vedete, ora mangio anche l'erba. Vaia. Sei tu, giusto? Quindi. Sì. Oh, non mi ha dato le sue code. Voglio i flagelli. Ok. Il flagello ti viene addosso, quella codina strana che è dietro, è un flagello. Non è ma l'altra volta li avevo sbloccati. Quel tizio stronzo, lo voglio anch'io la coda così. Ma sono lentissime, quindi non ci arriverò mai al tizio. Bene, ora io vedete sto risalendo per rimanere nella parte onnivora, se no qua moriamo tutti. Ecco, quello lì è il veleno. Il veleno quando ti sfiora ti stupra leggermente. Tieni conto che tu sei molto più avanti di me, ma molto. Sì, ok. Fatti mangiare, non eri tu, allora tu eri forse. Yes. Tu eri forse, ma non eri tu, ma eri... Ho la coda Uber ora, ho il jet. Tu mi stai dicendo che ora io non posso più danneggiare? No, ma sono triste. Cioè, quindi la mia bocca da carnivoro non funziona più. Vabbè, comunque come vedete il nemico ha ucciso quella specie di creaturina che c'era lì e io mi sono preso il suo pezzettino perché sono cattivo. Ecco. Tizi che vogliono mangiarmi quando io sono il triplo di loro. Ma sì, ma succede. Ciao Ciccio Bomba, tutto bene? Su, bisogna crescere qua. Bisogna accrescere le proprie capacità senzienti. Non riesco a crescere. Cioè, potrei già accoppiarmi in realtà. Ah, dannazione. Anch'io dovrei far. No, aspetta, non ho abbastanza punti. Ah, damnet. Vai, accoppiati. Magari mangia nel mentre. Yes. Mentre si accoppia, lui mangia. È presente che... Come sarebbe bello mangiare mentre ci si accoppia? No, è terribile, per favore. Non immaginare cose del genere. Non mi immaginare, ok. Ah, sono morto un'altra volta. Davvero? Costa troppo, sì. Il jet. 25, no, non so quanto costa in realtà. Ho tolto la coda per avere il jet. Sì, sono diventato Uber. A me piace questa forma, non cambierò niente. Esplodi, essere enorme. No, scappa. Questo mi mangia. Scappa, aiuto. Guarda come sono uber veloce, guardami. Oddio. Quella creatura lì aveva tipo iniziato un richiamo strano. Faget, perché vuoi mangiare proprio me con tutta la gente che c'era lì in parte? Che cazzo? Perché that's how we do it. Because normal. Scusate la citazione, non copio gente scritta, non vi preoccupate. Allora. Loro hanno le ciglia. Voglio un po' di ciglia anch'io. Io invece un petto. Ah, allora. Bene, ho le ciglia. Oh, ho trovato un pezzo in giro. Veleno, ma che culo. Tu fino a un attimo fa eri ostile contro di me, quindi vieni qua.
fatti mangiare. Devo trovare dell'erba. Comunque per i pezzi bisogna essere avere un po' di culo. Bisogna dirlo. Beh, avete visto come mi sta superando quelli lì? Ma che pezzo di merda sto qui? Lo stavo mangiando io quello! Stronzo! Ah, il veleno! Lo voglio! Yeah! Ma sono morto! Tipo gli aculei. Avete visto come mi hanno stuprato? Bene, queste cose qua non devono succedere, bambini. Allora. Sono morto esattamente nel momento in cui ho preso il veleno. Indovina per colpa di cosa? Del veleno. Quello lì ha la buca d'onnivoro, quindi dobbiamo andarlo a stuprare. Bene. Poi quella buca lì diventerà nostra. Quindi potremo mangiare che sia palle carne, sto veleno di merda! Erba. Ok, mi accoppierò. Boom. Ok, sono appena nato, ma io già mi accoppio. Noi crediamo sempre di più, diventiamo abnormi. Vieni qua, maschio. Vediamo a che punto siamo. Siamo esattamente al centro dell'onnivoro. Quindi diciamo che stiamo andando molto bene. Guarda, c'è anche un pezzo di elettrico. Che culo. Ma costa un casino ste robe, non capisco come mai. Perché sì, palla. Ci si può fare. Ma nulla. Non riesco nemmeno a comprarle. È una delle cose brutte di sport. È perché non mangia abbastanza. Gnam. Via gli aculei e prendo. Non so. Gnam. Il jet è inutile. Le CIE sono inutili se ho il jet. Via questo. Bene, accoppiamoci un'altra volta. Allora. Un'altra volta, sì. Per quelli del sud che non capiscono, poi. La nazione. I sottotitoli metto se vuoi. Va bene, mi sta bene. Diamo le bocche. No, non possiamo fare le bocche. Aspettate, mi ha dato la. Vieni qui, fatti mangiare. Non mi ha dato la bocca da onnivoro. Queste qua sono le brutte cose della vita. Ovvero i bug. Devono morire. O forse magari sono stato io pirla che non l'ho preso, ma mi sembra strano. Ma cosa? Wow. Gli ho sparato il veleno, lui mi ha mangiato nello stesso tempo. Quindi ora alla ricerca di gentaglia con la roba da libro. Che non trovo purtroppo. Aspetta, quindi ora il veleno non mi fa niente? Mi stai dicendo questo? Cioè perché hai addosso il veleno, sì. Credo. Allora. E non riesco ad attaccare quello che ha il veleno. Fai solo mangiare, Ben! È inutile che mi caghi addosso il veleno. Sono malvagia, hanno lo spino nella bocca, sono cattivissimi. Ah, hai elettrizzato un'altra volta senza colpe. Bene. Morto per la terza, quarta. Hai perso il conto, mi sa. Sì, ehi, mio simile, cosa fai qua in giro? Sono morto una, due, tre, quattro volte. Vedi, se trascinate qua potete vedere il procedimento, quando, a che punto siete. Facendolo velocemente si arriva alla prossima epoca in 2 miliardi epoca. E qualche milione. Era. Evoluzione. Qua ci sono le correnti, aiuto. Ma sono belle le correnti. Finché rimane nella parte. Tu hai quella cosa. Quella cosa che è tipo le api. Vieni qui, ti voglio. Ah sì, ho capito. No, è uber veloce però. Io sono riuscito ad ucciderlo. Cioè no, in realtà me si è troppato in parte, ma vabbè. E a me invece serve. Vai, scappa. Fuggi! Ok. Questo mi stuprerà. Dov'è lo so. Accoppiarmi? Io lo so che questo mi stuprerà. Per l'appunto. Oh allora. Faget! Fuggi! Questo qua ma. Ecco, sono in un incrocio vorticoso della morte. Perfetto. Non sono morto però stranamente. Questa cosa è molto strana, segnalatelo alle autorità. Tu non hai niente. Lo so che non hai niente di nuovo, ma ti voglio lo stesso. Scusa, non volevo attaccarti. È solo che passavo di qui e. E niente. Queste cose qua neri non ho capito a cosa servono, ma credo sia tipo un virus o un germe, roba simile.
Boom, ecco, questa qua è l'ultima possibilità che avete di ottenere quella specie di coso lì. Quella specie di coso lì cosa vuol dire? Quella specie di succhiotto che non ho mai capito. Cioè cannuccia, non so. Sì, quello delle api che dicevo prima. Vieni qui, sexy man. Devo mettermi delle ciglia. Di creaturine che non muoiono, morite. Sono diventati tutti immuni al veleno qui, non lo so io. Perfetto. Quelle creaturine lì mi hanno distrutto. Ma com'è possibile? Vediamo a che punto sono. Sono ancora onnivoro. Buono, buono, molto buono. Riesco a prendermi anche dalle ciglia? No. Non ho più soldi. Scappa. Ehi, creatura onnivora che deve darmi le sue cose. Ora dagli accule e non ho paura di... Boom, boom. Hai ancora? Ecco, vedete le creature... Dio. Le creature onnivore sono cattivissime per questa cosa qui. Boom. Per quale? Guarda, ti succhiano e poi ti sputano. Ecco, sono morto. Quelli è solo per gli onnivori? Eh? È solo per gli onnivori quello. Oh, pezzo di merda! Sì. Ti sta su bene, non era immune al veleno, mi ha succhiato il veleno. Ed è anche l'unico pezzo che mi manca per finire l'elenco. Quello lì del... Sai che io non lo so... cosa mi manca. Io l'ho appena avuto. Non so io cosa allora mi manca. Questo posto è un inferno! Fuggi! Magari no, non me... Oh! Non dare al creatore di creature, qualcuno mi salvi, aiuto! Ah, creatore, sì. Quando sei in pericolo, ricordati, usa il richiamo della... Per fare nuovi figli. Quando sei in pericolo... Ah, si usa il richiamo. Usa il richiamo così mentre ti accoppi sei tipo immune. Per non so quale strana legge della fisica. O natura. No, io mi rimangono solo. Ma. Vieni qua, adesso cosa? Un altro gello. Arriva a 3 di velocità. Non posso comunque macchiare. Però le prede continuano a fuggire. Chissà il perché. Rometterò il veleno. E un altro culo. Ora sono spinoso. Luna dell'elettricità, la voglio! La voglio! Mangialo! Devo solamente prendere completista. Cose dell'onivoro, sennò qua. Ho completato tutte le parti, fantastico. A me manca solo quella lì dell'onnivoro, lo devo assolutamente aiuto, tenere, sennò aiuto! Era in mezzo a 2 predatori! Help! Entrambi mi stanno seguendo! Richiamo? Richiamo ora! Perché sono tutte femmine quelle in parte a me? Veramente, ok. Cioè quelle onnivori sono immuni al veleno, no? Possibile. Ma qualche strana ragione, sì. Ehi, anormale sta durando un casino, sta cosa. Che io invece devo assolutamente scappare, perché sennò qua muoio. Volevo essere elettrico. Proboscide? Ah, al posto della bocca. È per gli onnivori, non posso prenderla anche io però? Sì che puoi prenderla, cioè tecnicamente sì. Andiamo, sono perfettamente onnivoro. Eh no, è bruttissima però. Non ho la bocca, guardatemi, sono fighissimo. Beh, io tecnicamente ho finito l'evoluzione, sarei pronto per evolvermi. Davvero? Sì. Aspettami un attimo. Okidoki. Che tra poco sto finendo anch'io. Metti in pausa se però. No, no, io continuo comunque a tenere il pezzo da onnivoro. Idiota. Tizi che non hanno il veleno che vengono quando ho il veleno attivo. E il veleno, sì. Volevo dire l'elettricità. Devo prendere il coso da onnivoro, vieni qui. E però gli altri predatori mi fregano le prede. Cattivi. Fuggi. E però ce l'hai sempre con me, tizio. Manca un colpo ed è morto. Ce la posso fare.
posso fare? I can't do this. Fuggi? Mi ha ucciso. Non ci posso credere. Nervoso. Fuggi, idiota, fuggi. No, però aveva droppato il pezzo. No. Davvero un mio simile mi ha fatto male? Non dovrei essere immune all'elettricità? Ora che ce l'ho? Non credo. Perfetto, ma guardate amici come ti stuprano. Solo per ottenere un po' di cibo. Devo assolutamente uccidere quell'inutile creatura. Pala, tu a che punto sei? Non sono messo molto bene, con la barra in basso. Cerca di mangiare più carne possibile. In giro random. Trovarla. Mi sono morto. Io l'ho già finita. Non la trovo e non riesco ad uccidere la gente. Sì. Io ho droppato la proboscide, fanculo. Fuck everything. Attiva quella diamine di elettricità e mangiati qualcosa. Mangiati qualcosa. Perfetto, ora posso togliere tutte ste bocche e metterne solo una. Proboscide, fanculo a tutti. Che potrei mettere un altro culo, ma guai. A quanto pare non posso mangiare i miei simili. You don't say? Ora sono diventato il mezzo di combattimento più potente sulla fucking galassia. Sulla fucking galassia. Non mangiarti le mie prede. Pezzo di merda. Potere dell'elettricità, attivati! Veloce! Veloce! Non si attiva il mio potere dell'elettricità? Ok, si è attivato. Ma se, a quanto sei di percentuale? Tipo, fammi un tiro. A caso. Ho appena fatto la quarta immagine, diciamo. Ovvero, a che punto sei? Cioè, più di metà o meno di metà? Certo. La quarta immagine, intendo il rettangolo lì. E che cazzo, però, se mi mangiano in continuazione. Sì, gente chiede di farlo con me, ma fra poco, perché io devo fare il video con Pala, perché è più importante. Oh, che tenero. Infinity non è mai stato così tenero. No, in realtà non è vero, lo dico solo perché è un impegno che ho preso e devo rispettarlo. Allora. Che porca vacca! Ehi, non si bestemmia. Porca vacca. Beh, sei in India, forse è una bestemmia. LOL. Il mio senso comunque di ragno mi sta dicendo che sto per essere mangiato. Perché di spiegarti che io qua sto diventando un manicomio, c'è troppo casino. E che continuano a fuggire. Muoviti! Non mangiare le mie prede. Non sono riuscito a mangiare la mia preda. Intanto mangio le catturine. Oh, poverine anche loro. Ok. Questo ti fa capire la potenza degli onnivori. Possono mangiare ciò che vogliono e come vogliono. Fuggi dal tizio con le quattro bocche. Sono cinque in realtà, le ho contate adesso. Ma non vale avere over 9000 bocche, è sleale. Perché l'elettricità non si attiva quando serve? Tipo ora. Che bello poter succhiare l'energia vitale da ogni singola creatura sulla faccia della terra. Sei un po' uno stronzo, quindi. Esatto. Posso chiamare il mio partner? Perché dovrei? Ho capito che posso. Se tu devi solo muoverti. Ok. Sono tipo all'ultima fase, mi sa. Muoviti! Ah,
Ah sì, ve lo dico subito. Su Spore non sarò uno da tanti scrupoli, eh. Se deve finire qualcosa la finisce e va avanti. Cioè non in questo caso ovviamente devo aspettare palla, ma la faccio velocemente io la fase. Non so giocare tutti i pezzi, a parte in questo caso. Cosa? Cosa mi sta attaccando? Cosa? Inizia a muoverti. Fuggi da qualcosa che ti sta attaccando anche se è l'elettricità e quindi lui ha cominciato a fuggire. Non voglio chiamare il mio partner, smettila. Dai, muoviti per favore. Non lo dico perché devo andare, ma solo perché, hey, muoviti, sto facendo un mezz'ora e mezza di registrazione. E che cazzo, sono morto. Anche se sto occupando pochi giga, devo dire. Sto occupando pochi giga, davvero? Sì, no, faccio cioè, l'ultimo accoppiamento. Poi arrivo, giuro. Ne ho liberati 12, ne ho occupati 12. Oh, poverino, uno è nato da un uovo, ma ce l'ho vicino io, con l'elettricità, e quindi è morto. Poverino. Aspetta, qua devo ingrandire la cosa a mo' di ape proprio. Per mettere sia questo, molto grande, sia le ciglia, molto grandi anche quelle. Altre ciglia again non ci stanno. E a culei a caso metterei. Per fortuna uso Fraps, così posso ogni tanto anche chattare. Ingrandisci un po' con gli occhi. Ingrandisci con la cavolo di bocca. Così, salvesci. Sarà la mia ultima versione di cellula, giuro. Ehi, muoviti, ce la puoi fare. Ok, sto andando a ritmo con il mio jet, non so perché. Un onnivoro sta... Oh, ha stuprato un mio amico. Gli onnivori sono per Dio, possono farlo. Ok, però non è buono qua, scappare. Pezzo di onnivoro di merda! Perché non mi sono elettrificato? L'inutilità dell'elettrificazione. Eppure ora dovrei essere tipo uber veloce. Dipende cos'hai su. Due ciglia e un propulsore. Minchia. Cioè un ciglia e un jet in realtà. Quello con le otto bocche, di nuovo tu, ci rincontriamo! Però ora è molto più piccolo, scommetto. Mega bocca si chiamava, infatti, quel tizio, wow. Ah, e nella mia prima giocata ho trovato pure le giraffe. Mi sto evolvendo! Posso andare, quindi? È nato un cervello, sì, vai! Congratulazioni, sei sulla... Avanza, creatura! Sei sulla strada che porta allo stadio senziente! Quale percorso hai scelto? Beh, io come vedete ho scelto la fase, la parte onnivora. Cosa ecco, hai scelto? Vedete lì in alto a destra? Dove c'è scritto 4 miliardi? Finendolo velocemente ci si impiega anche 2 miliardi, ma in questi casi 4 miliardi. Scusate. Perché bene, io sono nella creazione della... della creatura palo, ok? Sì. Fermiamo qui, quindi? Ok, aspetta, vediamo. Saluta le persone. Ok, calma. Comunque, questa qua è la creazione tridimensionale, ovvero la vera creazione di Spore. Non vi preoccupate, ce ne saranno anche di migliori, barra peggiori, barra oh mio Dio. Come vedete? Direi che ci vediamo... Potremmo aggiungere le gambe, ma nella prossima parte. Quindi io sono Mr. Infinity. Ciao, la pala è Infinity. Alla prossima. Addio.